una cosa mi ha fatto impressione nel suo discorso, quando ha detto che il vostro candidato Paolo Tundo potrebbe farsi in quattro. Allora io ho avuto questa visione, quattro Paolo Tundo che giravano per Turi, di notte, allucinante, una cosa veramente spaventosa, quattro Paolo Tundo di notte, io non vengo più a Turi, naturalmente, scherzo. Carissimi concittadini, buonasera a tutti. Emozionato? No, emozionato non sono, ha toccato, sapete, la mia sensibilità umana che ho giornalmente per voi. Io per voi mi inginocchierò in qualsiasi problema sociale pur di migliorare il nostro, sia il nostro collegio Turi Pulignano, che ci sono tante situazioni tematiche che vanno affrontate, e spero che con il presidente professor Schittulli noi vinciamo per portare a andare un cambiamento nella nostra, diciamo, provincia. Ringrazio il dottor Spada per le parole di affetto e stima che ha avuto nei miei confronti. Scusatemi, ma sento dentro di me molta emozione per questo mio primo comizio da candidato al Consiglio Provinciale di Bari. Già dopo la mia prima esperienza di consigliere comunale ed in questo momento di assessore comunale dell'amministrazione che attualmente governa il nostro paese, ho desiderato con molta tenacia e determinazione questa candidatura per rappresentare il meglio di Turi e voi turesi nell'ente provinciale. Prima il dottor Spada e subito dopo il professor Schittulli hanno sostenuto e avvallato il mio desiderio che per essere esaudito in maniera compiuta ha bisogno del vostro sostegno e soprattutto del vostro voto il prossimo 6 e 7 giugno. Carissimi concittadini, vi sottopongo la mia candidatura a consigliere provinciale nella lista del professor Schittulli con molta umiltà e molta moderazione, nella convinzione di poter rappresentare Turi alla provincia di Bari. Intendo essere il vostro rappresentante, uno di voi che si batte per i turesi e quindi per voi. Essere al fianco del professor Francesco Schittulli in questa campagna elettorale è un grande onore. Sento con molta intensità la sua vicinanza alle esigenze dei cittadini. Sento di essere in assoluta sintonia con la sua persona e con il suo impegno. Svolgerò il mio compito da candidato e, se voi vorrete, da futuro consigliere provinciale, come ho sempre fatto nella mia vita quotidiana, cioè essendo al vostro fianco, presente tra la gente e pronto a fare gli interessi della nostra gente anche nella nuova provincia di Bari. Con il professor Schittulli ci siamo posti un obiettivo per il futuro: avvicinare la provincia di Bari ai cittadini che ormai lo sentono come un ente distante. La mia candidatura non è contro qualcuno, ma è per qualcuno. Quel qualcuno è per noi il nostro territorio, Turi. Il sud-est barese e soprattutto Turi siete tutti voi. Numerose sono le funzioni che l'amministrazione provinciale realizza per esaudire i bisogni della gente amministrata. Desidero ricordare le più importanti che faranno parte di un completo programma che i collaboratori del professor Schittulli stanno predisponendo e che intendo discutere insieme a voi nelle prossime settimane. La provincia di Bari, per rappresentare al meglio la propria comunità, per avere cura degli interessi e promuoverne lo sviluppo, deve assolvere al principio della solidarietà per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza
al riconoscimento effettivo del diritto del lavoro della nostra gente. Dobbiamo mettere in atto iniziative volte ad accrescere e realizzare i diritti di cittadinanza, con azioni positive che favoriscono pari opportunità per le donne e per gli uomini. Realizzare il bene comune secondo giustizia e nel rispetto della dignità umana significa per noi realizzare condizioni di vita migliori, specie per i più deboli. Il processo civile, sociale, economico e culturale della comunità della provincia di Bari deve ruotare intorno all'autentico sviluppo della persona umana. La nuova provincia, con la presidenza del professor Schittulli, deve operare per la difesa del suolo, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la prevenzione delle calamità, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la valorizzazione dei beni culturali, il miglioramento della viabilità e dei trasporti, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e per organizzare servizi sanitari efficienti e accessibili a tutti. Inoltre deve migliorare la istruzione secondaria e edilizia scolastica. La provincia, in collaborazione con i comuni, sulla base di progetti e di programmi, deve realizzare opere rilevanti di interesse nel settore economico, produttivo, artigianale, commerciale e turistico e in quello sociale. Con il professor Schittulli e la sua squadra avrete garanzie di intervento diretto a prevenire, a contrastare la devianza e la emarginazione, soprattutto giovanile, con iniziative culturali, del tempo libero e dello sport. Sento il dovere di dire che il tempo della politica urlata è finito per sempre. Il cittadino è ormai in grado di distinguere tra proclami e programmi. E nella proposizione di quest'ultimi che si connota l'impegno che i politici assumono. Per il professor Schittulli, amministrare la provincia di Bari significa mettere al primo posto la persona, la famiglia, i bisogni dei giovani, per dare una risposta concreta in tema di servizio utile al territorio. Intendo, cari concittadini, completare il mio impegno nell'amministrazione comunale di Turi, di cui mi onoro di farne parte, e assumere per voi un nuovo impegno nella futura amministrazione provinciale di Bari. Un nuovo impegno ambizioso e a portata di mano per dare visibilità a Turi nelle istituzioni che contano. Per ottenere questo obiettivo chiedo a voi pubblicamente di starmi vicino per aiutarmi in questa splendida competizione elettorale che vedrà il successo del centrodestra turese nelle elezioni del professor Schittulli a presidente della provincia di Bari. Chiedo apertamente il sostegno di voi turesi. Consentitemi di dirvi che voglio continuare ad essere per voi a disposizione di tutti. Sento di essere uno di voi che autenticamente si batte per voi. Oggi colgo la sfida del professor Francesco Schittulli per governare la provincia di Bari. Questa sfida è entusiasmante e coraggiosa perché nasce fra la gente e per la gente. Cambiare si può, cambiare si deve, occorre cambiare, perché c'è molto da fare e per fare bene in politica serve che ognuno di noi si rimbocchi le maniche e si metta al servizio della propria terra, della propria gente e che rimuova le ceneri sotto le quali è finita la provincia di Bari. Vi chiedo, vi esorto a non far mancare il vostro appoggio alla lista Schittulli, nella quale sono candidato alla carica di consigliere provinciale, ma soprattutto vi invito e vi raccomando di sostenere il professor Francesco Schittulli, che merita fiducia e soprattutto merita di diventare il nuovo presidente della provincia di Bari.
ancora per la vostra attenzione. Per voi intendo il consigliere provinciale del popolo turese, uno di voi che si batte per voi. Viva Turi, viva la provincia di Bari, viva l'Italia! Grazie!